Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon martedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Il web compie 30 anni di servizio in Italia, lo ha scritto anche il Presidente del Consiglio Renzi su Facebook, e proprio in occasione dell'Internet Day che si celebrerà il 29 o 30 aprile, Renzi annuncia che ad aprile il governo sarà pronto con il primo bando per la banda ultralarga, il primo di una serie con i quali portare a tutti i cittadini entro il 2020 la connessione internet ad alta velocità. Ma secondo lei l'accesso ad una connessione veloce è effettivamente una priorità per il nostro paese oppure no? Ma sicuramente è una priorità, perché dobbiamo essere al passo coi tempi, quello sicuramente. Certo, abbiamo anche tantissime altre priorità, vedi la sicurezza e tanti altri problemi che ci assillano, la mancanza di lavoro, la povertà, però anche questo lo metterei fra le priorità. Sì, lo stesso mercato dei consumi su internet, sui media, sta tracciando questa necessità, nel senso che ormai se non si ha una connessione veloce non si può più accedere a tanti siti, altrimenti si verrebbe continuamente rallentati da pubblicità, banner, eccetera, eccetera. Quindi credo sia proprio indispensabile. Beh, credo che sia una priorità un po' per tutti, non solo per il nostro paese, cioè nel senso che sarebbe utile che cominciassero davvero ad estendere la banda larga un po' dappertutto. Come dicevamo, nelle prossime settimane si festeggia la nascita di internet, perlomeno in Italia. Secondo lei che cosa ha portato di positivo e di negativo il web nel nostro paese, nella nostra società? Cose positive ce ne sono molteplici, le cose negative che mi vengono in mente, perché ci sono comunque tanti rischi, è uno strumento e come tutti gli strumenti deve essere usato con un minimo di criterio. Quindi, che secondo lei manca in questo momento? Manca, ma secondo me in Italia in questo momento manca il buon senso un po' per tutto. Beh, ha portato una maggiore interconnessione che, se sfruttata adeguatamente, è vantaggiosa sia in termini economici che in termini di sviluppo culturale. D'altra parte ha anche portato a un eccesso di esibizionismo, vorrei dire, e a certe distorsioni nell'utilizzo dello strumento, che non sono secondo me molto etiche o morali. Ecco. Anche distorsioni della realtà, dei fatti. Sì, sicuramente sì, anche distorsioni della realtà. Siccome ci si sente sempre sotto la lente di ingrandimento, si cerca di apparire molto diversi da quelli che si è in realtà, molto spesso. Beh, sicuramente di positivo che comunque ha messo in comunicazione molto più di prima le persone, eccetera. Quello che è di negativo è che tutto ciò che gira su internet e le cose non sono mai notizie verificabili, per cui ovviamente uno prende un po' tutto, però ovviamente questo fa parte del pericolo di questa roba. E la seconda cosa è che sarebbe utile non tanto l'accesso, ma l'approccio ad internet, cominciare con le persone che abbiano un approccio un po' diverso ad internet. Internet non è il mondo e non è l'amicizia e non è il rapporto. Il rapporto è fatto di molte altre cose. Internet è uno strumento che serve per mettere in comunicazione molte più gente, ma la comunicazione vera poi avviene fuori da internet, insomma, quello è un po' la cosa che dovrebbe fare. Che la banda larga però vada fatta, sicuramente sì. Cioè, io arrivo oggi da un'esperienza di fare semplicemente dei certificati, e voglio dire, non ci sono le varie istituzioni che non si collegano, non si parlano l'uno con l'altro, per cui già questo sarebbe superare questa cosa sarebbe già una bella cosa, insomma. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.